Un poliziotto Novax sarebbe ora ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il coronavirus. È quanto trapela nelle ultime ore. Un uomo sulla cinquantina che dopo essersi ammalato avrebbe visto un veloce peggioramento delle proprie condizioni essendo persona non vaccinata. In generale, tra le forze dell'ordine in servizio in questi giorni, ci sono altri poliziotti che hanno preso il Covid. Contagi questi registrati anche durante le innumerevoli manifestazioni Novax e No Green Pass delle ultime settimane. Il dato è destinato a salire, visto che ogni giorno vengono rilevate nuove infezioni tra i manifestanti dei cortei, contribuendo ad allargare sempre di più il focolaio a Trieste. In questo momento sono 70 i contagiati tra i No Green Pass, ma è solo la punta dell'iceberg. Ogni giorno vengono ricoverati in ospedale tra le 3 e le 4 persone, dato in aumento dal 21 ottobre scorso. Un quadro preoccupante che sta mandando in affanno il sistema di pronto soccorso. Domani è previsto un altro ritrovo di Novax e No Green Pass, di nuovo in Campo San Giacomo alle 14.30. Un'assemblea per le categorie lavorative per confrontarsi e discutere su come agire sui posti di lavoro per fermare il Green Pass. O almeno così si legge nel volantino che il coordinamento No Green Pass Trieste sta facendo girare. Sono invitati diversi gruppi tra tassisti, insegnanti, operai, sanitari, liberi professionisti e altre categorie lavorative.